Ciao a tutti, buongiorno. Allora, in varie regioni italiane, in diversi momenti quest'estate, questa settimana, ciao, quest'estate, stanno incominciando i saldi e mi piaceva proporvi qualche domanda per questo periodo così particolare, nel quale molti oggetti sono esposti, diciamo, a livello sociale, molti oggetti vengono messi più visibili e c'è la loro maggiore facilità nel giungere a noi perché magari sono in saldo. E quindi mi piacerebbe proporvi qualche domanda, sempre perché gli strumenti di Axel sono degli strumenti pragmatici, quindi che si applicano anche a le cose materiali e anche a dei momenti specifici della nostra vita come questo, i saldi. E quindi mi piacerebbe proporvi qualche domanda da utilizzare nel avvicinarvi ai saldi e nel parlare, fra virgolette, con i vari oggetti, che siano pezzi di abbigliamento, pezzi di mobilia per la casa o quant'altro, no? Per la cucina, quello che è. Quindi, la primissimissima cosa che vorrei invitarvi a guardare è quanto questa realtà, diciamo, il sistema economico ci propone un paio di momenti l'anno nel quale ci sono i saldi e quindi nel quale fanno un riassortimento merceologico e alcune cose devono andare via per lasciare spazio e che ci sia un ricambio, no? Ci sia della nuova merce che viene esposta. Quindi tutto quello che abbiamo fatto per credere alla bugia dell'urgenza, che ci viene così veementemente messa davanti ed è tipo: e adesso hai, non so quanto tempo hai neanche per i saldi, perché è tipo un mese, no, 2 settimane, 3 settimane, comunque hai un tot di tempo per fare questi acquisti ed è la tua occasione, questo è il momento. Ok, come sarebbe distruggere e screare tutta l'urgenza che ci viene messa addosso e tutta la fretta di fare una decisione in poco tempo? Quindi tutto ciò che viene su con questo, no? E ovunque molti di noi, io per anni sono andata in reazione e non sono andata in giro per saldi perché dicevo: sai cosa? Anche solo il fatto che tentino di vendermi delle robe è tipo mi dà fastidio, non ho voglia di essere alla mercé di queste cose, quindi reagivo, ok? Quindi si può allinearsi, accordarsi e quindi essere lì e dire di fretta: oh mio Dio, devo comprare delle cose, cosa devo comprare, che cos'è che mi manca, devo fare una lista, è il momento, questo è il momento giusto, e quindi essere in qualche modo controllati dall'energia sottostante ai saldi, che è un'occasione, e adesso muoviti veloce. Oppure andare in reazione e quindi dire: io queste 2 settimane non compro niente perché eccetera eccetera. Ok, quindi distruggere e screare ovunque siete, in allineamento o in reazione, e vedere se non fosse né in allineamento né in reazione, quali altre scelte avreste a disposizione. Quindi la primissimaissima cosa che io farei nel proprio incuarmi all'idea di: ah, ci sono i saldi, potrebbe essere un momento interessante, e distruggere e screare tutte le conclusioni e tutte le proiezioni che abbiamo dei saldi, anche un po' tutte le aspettative che abbiamo dei saldi, dove diciamo: sì, troverò maglioni di cashmere come piovessero, troverò tutte le scarpe della mia misura. Oh, qui. Ovunque rendiamo quel momento una soluzione, no? E diciamo: sì, adesso, per esempio, io ho distrutto e screato l'aspettativa che avrei trovato un sacco di intimo barra pigiame per i miei bambini. Era tipo: sì, questo è il momento, ne troverò, finalmente tireranno fuori quelli che non hanno venduto, che hanno dei pattern carini, yeah! Non è vero. Quindi ovunque andiamo con un'agenda segreta a fare shopping, possiamo distruggere e screare per mettere a qualunque sia l'esperienza che abbiamo nei negozi che visitiamo di essere unica, di essere un contributo, a prescindere da se troviamo quello che desideriamo o meno. Quindi distruggere e screare le proiezioni e le aspettative. Una seconda domanda che farei, che tutti quanti conoscete e che farei comunque, è: a chi appartiene questo? A chi appartiene la fretta? A chi appartiene l'acquisto compulsivo? A chi appartiene la necessità di acquisire degli oggetti per sentirci, in inglese si dice accomplished, sarebbe in un qualche modo riuscito di aver fatto l'esperienza del cacciatore che è andato e porta a casa la preda, porta a casa il risultato. Quindi a chi appartiene questo? È mio.
E questo, a chi appartiene questo, specialmente se andate in una via con tanti negozi o in un centro commerciale, eccetera, può aiutarvi davvero a scegliere da uno spazio molto diverso gli acquisti che farete e che cosa è rilevante per voi. Altra domanda, che cosa è rilevante per me? Che cosa è richiesto qui? Ok, come sarebbe se non doveste mettere da parte l'onorare il vostro corpo e l'onorare voi per fare shopping, ma fossero piuttosto delle cose che possono andare insieme. Tra l'altro, questa è una domanda che mi piace molto, è quale energia vi piacerebbe invitare nella mia vita? E questa è una domanda che potete fare non solo quando fate shopping, ma in un periodo specialmente di saldi, quando tante cose ci vengono svendute e quasi, quasi regalate, c'è un po' la tendenza a dire, ah, non so io. Qualsiasi cosa sia, questa roba qua potrei averne bisogno, ma magari la userò e quindi di acquisirla ugualmente. Come sarebbe chiederci quale energia desidero invitare nella mia vita? E più ed oltre che una lista di, non so, devo comprare dei jeans scuri, ho bisogno di comprare pigiami per i miei bambini, di qua e di là ci fosse una lista energetica, uno shopping energetico dove diciamo, ok, quale energia mi piacerebbe invitare nella mia vita? Per esempio, una delle cose che per me è stata chiara da qualche anno che mi è molto risuonata è stata l'idea di che quando entra un pezzo nuovo a casa, un pezzo vecchio va via. E può essere regalato, può essere venduto, può essere dato, donato, no? Non importa. È semplicemente quest'idea di fare una sostituzione, quindi permettere una versione magari migliore o più aggiornata di qualcosa di entrare e lasciare andare qualcos'altro, no? Fare un pochino spazio al nuovo, quindi questa per me è un'idea che funzionava. Un'altra energia che a me, che se vogliamo si rifà un po' all'idea di minimalismo. Detto questo, è una cosa che funziona per me, non sto cercando di venderla né convincervi. È solo un modo nel quale facciamo shopping energetico, quindi diciamo ok, che energia mi piacerebbe avere? Magari mi piacerebbe avere l'energia dell'unicità, quindi di cose fatte artigianalmente, di una qualità di un certo tipo. Ok, dove è richiesto che vada? Quale negozio, quale artigiano provvederebbe questo che sto cercando? Quindi, quale energia mi piacerebbe invitare nella mia vita e quanto gli oggetti possono contribuirmi a portare in esistenza con totale facilità, no? Quindi, come sarebbe se gli oggetti non avessero solo una funzionalità, ma anche un'estetica e anche una qualità energetica di contributo, di affiancamento, di sostenerci, di incoraggiarci, di esserci per noi. Il che non significa, non vi sto assolutamente invitando a essere schiavi degli oggetti, questa cosa che viene così vilificata, quanto riconoscere che ogni oggetto ha una qualità energetica, indipendentemente da quello che decidiamo noi, ci sono degli oggetti, mi viene in mente in questo momento con il vestiario, ma ci sono degli oggetti che quando li indossiamo ci sentiamo bene, come una marcia in più. E non si tratta tanto della qualità di per sé, quanto del contributo energetico che sono disposti a essere. E questo è anche una domanda che possiamo farci: sono disposta a ricevere da questo oggetto? E se sì, perché? E se no, perché? Un'altra domanda che vi propongo di fare è un'occasione o una possibilità? Perché occasione e possibilità hanno due radici e due sfaccettature proprio di significato completamente diverse, laddove nel termine occasione c'è proprio l'elemento tempo, e cioè un'occasione è un qualcosa che ha una validità di tempo limitata, quindi in qualche modo scade, quindi c'è una frame of time, così c'è un periodo di tempo, un lasso di tempo nel quale è possibile approfittare dell'occasione e poi invece non sarà più possibile. Quindi l'occasione è un po' l'elemento tempo, mentre una possibilità è più relativo a quello che creerà nel futuro. Quindi se scelgo questa cosa qua, creerà più possibilità. E questa è una domanda un set di domande che potete fare agli oggetti è: se ti compro, come sarà la mia vita fra 5 anni, 50 anni, 500 anni? Vi invito anche a usare gli anni, 500 anni per esempio, tantissimi, fra tantissimi anni, per riconoscere quanto ogni oggetto ha la capacità di creare un futuro. Tra l'altro alcuni oggetti hanno anche proprio la caratteristica di essere tramandati. Abbiamo fatto una classe recentemente, ho facilitato una classe che si chiamava Creato per le cose, e una partecipante mi ha portato una bellissima teiera tramandata di generazione in generazioni, e mi chiedono quanto intrinsecamente la sua bisnonna si sia fatta la domanda: cosa creerà questo fra 100, 150, 200 anni? Come sarebbe riconoscere che più in là di quanto
viviamo noi, gli oggetti possono continuare a essere un contributo. Quindi, se ti scelgo, come sarà la mia vita fra 5 anni, 50 anni, 500 anni? E sentire se è leggero la leggerezza è quello che quell'oggetto probabilmente creerà. A essere utilizzato, a essere messo in una vetrinetta, da lì anche questo, come sarebbe se fosse disposto a usare gli oggetti, non solo per la loro funzione, ma anche solo per il contributo energetico che sono, ok? Quindi la teiera non necessariamente per usarla, ma magari per esporla, ok? Un'altra cosa che potete fare è fare delle domande all'oggetto, e cioè se ti compro ti farai usare. Se ti compro, ti manterrai in buono stato. Se ti compro, renderai la mia vita più facile. Se ti compro, mi farai fare più soldi. Se ti compro, mi farai avere più avventura. E mi rendo conto che queste sono delle domande che quando uno compra, non so, un sottovaso dice: se ti compro, mi farai fare più soldi. È una domanda bizzarra. Lo prendo per un motivo funzionale o per un motivo estetico, no? Ok, come sarebbe se appunto, di nuovo reitero, oltre al motivo, alla funzione e alla bellezza, alla godibilità, fruibilità estetica, ci fosse anche un fattore energetico. Se ti compro, mi farei fare più soldi. Come sarebbe se qualunque oggetto nella vostra vita, da un cuscino a un sottovaso, da una credenza a un cappello, potessero contribuire a convergere in qualche modo l'energia che vi farebbe fare più soldi, per esempio, o vi farebbe avere più avventura, no? Ok, quindi comunque non siamo disposti a ricevere anche al di là del lineare, anche al di là del, fra virgolette, campo semantico che si dà agli oggetti, no? Ma come sarebbe appunto se, non so, una confezione di matita contribuisce a noi che creiamo più soldi per svariati motivi, perché magari le vediamo sulla nostra scrivania e ci danno, aggiungano quell'elemento di giocosità a una scrivania altrimenti piatta, che ci fa andare con più buon umore a lavorare, piuttosto che ci permettono di usare diversi colori per diversi progetti sui quali lavoriamo e quindi rendono più sciolto, più fruibile il nostro lavoro, piuttosto che appena finito di lavorare possiamo giocare con il nostro figlio, e questo ci dà appunto con le matite ci dà una sprint in più nel creare, nel generare con facilità e con gioia, piuttosto che per mille motivi che non posso citare. Ok. Sì, queste sono un po' le domande che mi piaceva così proporvi per quello che sono i saldi, perché mi rendo conto di quanto questa realtà ce lo venda come un'occasione unica. Se hai bisogno di qualcosa, vai adesso. E come sarebbe se al di là di qualunque regola, al di là di qualunque diciamo stagione dell'anno economica, e quindi che cosa, dove qualcuno richiede che tu compri o che tu faccia andare velocemente via delle quantità di merce o meno, tu avessi scelta e tu avessi ad esempio la possibilità di fare delle domande e ricevere informazioni, e anche quando non siete, tra virgolette, sicuri di quale informazione addizionale ho bisogno che non sto ricevendo, dove magari diciamo: ah, è molto bello questo oggetto, questo vestito, però non so se lo utilizzerei, eccetera, eccetera. E poi magari, non so, passa qualcuno e dice: ah, quella camicia è bellissima non si stira neanche per sbaglio, per esempio, no? Tipo, anche se la stirate 10.000 volte, la mettete addosso ed è sempre spiegazzata. Ok, questa è un'ottima informazione, vuol dire manutenzione troppo alta per quello che sono disposta ad avere io nella mia vita, per esempio, no? Quindi, quali e quante domande avete? Pure in un'occasione così, sembra quasi impulsiva come quella dei saldi, no? Quali domande avete a disposizione e quali scelte avete a disposizione? Come sarebbe se voi aveste sempre comunque scelte e non ci fosse mai nessuno e niente che può controllare le scelte e le possibilità che avete? E ancora, quale energia vi piacerebbe imitare nella vostra vita? Più in là appunto della funzione o del bello, quale energia può un oggetto, è come se aiutasse a creare un'atmosfera, come sarebbe se vi permetteste? E poi c'è anche una sfaccettatura dove tu possiedi gli oggetti e gli oggetti possiedono te, quindi come sarebbe essere disposti a fare un po' le domande nei due sensi, avere un po' la benevolenza dell'avere gli oggetti, quindi di chiedersi: ok, io sono disposto a possederti, tu sei disposto a essere posseduto da me, chiederlo a un divano, chiederlo a una casa, chiederlo a una pianta, come sarebbe se ci fosse un mutuale contributo che potete essere l'un l'altro?
voi per un oggetto per voi. E c'è anche un po' da essere disposti a riconoscere quando quel click c'è e quando quel click non c'è, perché sicuramente vi sarà successo di, non so, vedere un vestito e dire, oh mio Dio, è il vestito migliore che abbiamo mai visto, wow! E magari addosso a noi non era assolutamente valorizzato, no? C'era qualcos'altro possibile. Ok, cos'altro possibile, ok? Quindi queste sono qualche domanda, spero che sia un contributo pragmatico. E niente, questo quanto. Ci vediamo nel prossimo video. Bye!